Buongiorno a tutti, buon anno a tutti voi e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo. Io sono Alessandro Danus, uno dei coach alla Hunger Academy, e in questo primo video dell'anno andremo a vedere due strategie che ben si sono comportate sul mercato del DAX. Come sempre però, prima di iniziare, vi invito a lasciarci un bel mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Ciao, sono Andrea Unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico, lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico 4 volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Bene, in questo primo video dell'anno, come detto, parleremo del DAX. Abbiamo qui una strategia che potremmo definire un po' un misto tra un bias e un trend following, perché entra soltanto in una sessione della settimana, ovvero il venerdì. Questa è una strategia che andrà a verificare proprio nella sessione del venerdì all'apertura se tra il lunedì e il giovedì, quindi durante tutto il resto della settimana, il mercato è salito o è sceso. Per esempio, in questo caso vediamo che tra il lunedì e il giovedì sicuramente il mercato è salito ed ecco che al venerdì la strategia ha tentato l'ingresso long. Quindi se la settimana sarà positiva compreremo il venerdì, se invece la settimana sarà stata negativa, come invece il caso di questo ultimo trade effettuato il 16 dicembre, la strategia entrerà invece short. Quindi se il mercato sarà sceso entreremo short. Questa è una strategia, qui abbiamo caricato gli ultimi 365 giorni, vediamo profitti buoni nel 2022 che si è appena concluso con un average trade davvero di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo che questa è una strategia di tipo intraday, 900 euro. Andiamo a vedere l'equity line del sistema, vediamo che sicuramente ci sono stati dei periodi non troppo fortunati. Questa è una strategia che per la verità non opera molto perché chiaramente c'è il limite di un solo trade alla settimana, sia esso long oppure short, e di conseguenza anche la volatilità in certe fasi può durare dei mesi. Ma poi vediamo che soprattutto nell'ultima parte, a partire da luglio, quindi mesi estivi e anche quelli invernali, la strategia è riuscita a tornare sui nuovi massimi di equity. E quindi sicuramente questa è una strategia un po' più particolare che potrebbe essere ben inserita in un contesto di un paniere di strategie più articolate o che entrano su dei livelli, diciamo, prestabiliti, come per esempio i massimi o i minimi della giornata precedente. Passiamo alla seconda strategia che adesso voglio mostrarvi. Questa invece è una strategia certamente di tipo trend following, perché attenderemo un incrocio di due medie, una più lenta e una più veloce, per poter entrare a mercato. Dunque, se l'incrocio avverrà dall'alto verso il basso, entreremo short, se invece l'incrocio avverrà dal basso verso l'alto, compreremo a mercato. Un classico trigger basato sulle medie mobili. Questa strategia, dopodiché, avrà anche uno stop loss e un take profit. In questo caso, lo stop loss e il take profit saranno superiori rispetto alla strategia precedente. Questo perché è una strategia di tipo multi-day che quindi terrà aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione. Lo stop loss ammonta a 200 punti, mentre invece il profit target è esattamente il doppio, quindi 400 punti. La strategia è anche dotata di break-even che si innescherà al raggiungimento di un profitto della posizione superiore almeno a 250 punti. Anche questa strategia negli ultimi 365 giorni ha performato molto bene, vediamo un equity line sicuramente più piacevole rispetto a quella precedente e che ha guadagnato anche di più. Ma questa è una strategia multi-day e che quindi ha la possibilità, dando più respiro ai suoi trade, di ottenere degli average molto più corposi. Infatti, vediamo nel 2022, un anno sbalorditivo per questa strategia, è riuscita a ottenere quasi 2000 euro di average trade. Questi sono risultati, tra l'altro, al netto delle commissioni. Di conseguenza, ecco che questi dati fanno ancora più scalpore, potremmo dire.
Spero dunque che il video vi sia piaciuto. Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro bestseller coprendo solo le spese di spedizione oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!